Forza lotta, vincerai, non ti lasceremo mai. Ciao a tutti fratelli e sorelle, bentornati, benvenuti in un nuovo video qua sul canale Lorenzo Lolo. Ho appena visto un video bellissimo, c'era praticamente questa scuola in Indonesia e c'era questo insegnante che insegnava, questa persona che insegnava ai bambini piccolini a cantare la canzone Forza lotta, vincerai, niente. Già mi piacciono, sapete che sono papà, già mi piacciono i bambini, per di più erano tutti i bambini che cantavano la canzone del Milan. Insomma, sono rimasto piacevolmente sorpreso. Ciao, come state? Io ho un po' di caldo, infatti mi toglierò questa maglietta. Come state? Come state? Buon giovedì a tutti, buon giovedì alle vostre famiglie. Allora, ragazzi, oggi potrebbe essere il video, oggi potremmo intitolarlo questo video, il video delle strutture. Vi spiego perché. Perché oggi, non so per quale motivo, ero preso benissimo e mi sono letto un sacco di cose dello stadio, eccetera, eccetera, eccetera. Oggi un video molto interessante, ragazzi. Allora, parto nel raccontarvi questa cosa riguardo ad una struttura che però non è del Milan, perché è la struttura, il Viola Park della Fiorentina. Mi hanno colpito un sacco le parole di "ho misso", che noi tante volte, no, sapete che ovviamente qua per fare un po' il meme, per divertirci così, ci siamo, abbiamo riso, no, tante volte di questa cosa della Fiorentina, di "ho misso" e tutto. In realtà, ragazzi, devo fare i complimenti a Commisso, perché anzitutto ho visto le immagini del Viola Park. Clamoroso, bellissimo, centro di allenamento della Fiorentina, clamoroso, bellissimo. E due, perché ha fatto una cosa che sta diventando sempre più rara nel calcio attuale, ma direi in generale, nel mercato mondiale. Cioè, cosa ha fatto? Ha tirato fuori i piccioli. Cioè, so che è una cosa che succede raramente, questo ha tirato fuori i piccioli, ragazzi. In tutto, fino ad oggi, dice Commisso, fino ad oggi abbiamo speso nella Fiorentina 420 milioni di euro nelle infrastrutture di tutte le squadre. Lui dice: sono molto contento. In tutto per costruire il Viola Park, perché lui spiega che praticamente la costruzione è iniziata un po' di tempo fa, hanno avuto problemi con scavi archeologici, guerra, Covid, eccetera, eccetera. Erano partiti con un preventivo di 60 milioni di euro e sono arrivati a spenderne 113 milioni solo ed esclusivamente per il Viola Park. E poi alla fine fa una battuta bellissima, "ho misso", e dice: spero che un giorno qualcuno, vedendo il nostro centro sportivo, scelga di venire alla Fiorentina e non scelga di andare alla Juve. E mi ha fatto ridere questa battuta di "ho misso". Vabbè, ragazzi, no, tanto di cappello adesso, a parte tutto, no? Sapete che ovviamente siamo in periodo di in questo momento di pausa nazionale, quindi facciamo un po' dei video un po' così discorsivi, parliamo di tante cose, cerchiamo di mettere degli appunti intelligenti in mezzo ad una marea di castronerie che si sentono tutti i giorni. Ecco, questo discorso ci fa capire, secondo me è una buona spia per farci capire che ci sono ancora, come sta succedendo al Milan, ci sono ancora tanti proprietari di squadre che mettono lì i piccioli veri. Cioè non è che li presti, li chiedi, li fa, cioè, piccioli veri. Questo qua ha picchiato lì 400 milioni di euro di soldi suoi, ragazzi. Tanto tanto di cappello a "ho misso". Allora, prima di andare in sigla vi devo parlare di una roba che quando l'ho letta stamattina ho detto "what?". Così ho fatto, però ho detto "what da?". Ho detto un'altra parola che non voglio dire nei video. Avete visto che le parolacce non le dico nei video perché magari qualche bambino piccolo capita di sentirli. Allora, quando ho visto questa notizia ho fatto "cosa?". Allora, Milan, il numero sui cartellini gialli di Theo Hernandez è clamoroso, ve la leggo. Solo il difensore della Roma, Gianluca Mancini, ha preso più gialli del milanista Theo Hernandez. Secondo quanto evidenziato da Kickest, per il terzino del Milan sono 36 cartellini gialli in 137 presenze, cioè quindi una media di 3.8. Mentre il giallorosso Mancini ne ha presi 46. Quando ho letto la notizia, ovviamente, perché ragazzi, cosa succede? Quando tu fai una considerazione, con tutto il rispetto per Mancini, sapete che non è che voglio parlare male dei giocatori delle altre squadre, ma Mancini si piglia i gialli perché ha un modo di giocare molto irruento, per usare un eufemismo, un modo di giocare molto irruento. Theo Hernandez invece non è né irruento né nulla, quindi la quantità di cartellini gialli che ha preso credo che siano tanti, anche i figli magari della polemica, di mettersi lì a discutere. E mi ha fatto un sacco pensare questo dato, che in tutta la Serie A c'è solo Mancini che è diametralmente un po', perché comunque Theo è un giocatore molto
onesto nel giocare, cioè non è uno che comunque va a cercare lo scontro fisico, va a cercare il diverbio, eccetera, eccetera. E mi ha fatto un sacco pensare questa statistica di come due giocatori che sono diametralmente opposti nel loro approccio emozionale alla partita, in realtà siano lì con i cartellini gialli. Bene ragazzi, allora io direi di andare avanti. Allora innanzitutto pollice in su questo video. Grazie a tutte le persone che si stanno iscrivendo a questo canale. Grazie a tutte le persone che lasciano like ogni giorno. Siete sempre in tantissimi, 5, 7, 10.000 persone che guardate ogni giorno i miei video. Quindi grazie, grazie veramente di cuore a tutti. E poi come sempre vi ricordo che nel primo commento trovate il link diretto al mio secondo canale. Il video del manicomio abbandonato sta andando benissimo. Grazie fratelli e sorelle per l'appoggio che mi date, non su questo canale ma anche nel secondo canale. Se c'è qualcuno di voi che non l'avesse ancora visto, è una figata totale. Andate perché è una figata totale. Primo commento, trovate il link diretto. Andiamo in sigla e oggi parliamo di strutture. Oggi è il video delle strutture, adesso capirete perché. 1, 2, 3, sigla. Ha parlato Cassinari. Allora, voi direte, chi è Cassinari? Allora, Giuseppe Cassinari è il presidente onorario della Sport Life City ed è praticamente la società acquistata dal Milan per poter costruire lo stadio in quel di San Donato. Quindi cosa succede? Come vi ho raccontato tante volte, anche qua non sono parole, cioè qua non è che stiamo parlando lo stadio forse, no, qua c'è il Milan, qua piccioli, pam, così, tac, piccioloni, messi lì per comprare la società proprietaria dei terreni. Che mi ha incuriosito un sacco, questa intervista rilasciata appunto da Giuseppe Cassinari, è quando lui dice questa frase: l'idea di candidare l'area di San Siro come possibile futuro stadio del Milan è nata intorno alla fine dell'anno scorso, quindi nel 2022. Lui dice: la mia società aveva in corso da più di 2 anni una trattativa, arrivata nella fase conclusiva, con il più grande operatore mondiale americano di costruzioni di arene ed un altro suo concorrente, sempre americano. Nell'ultimo, invece, è successo qualcosa. Eravamo alle firme quando mi è arrivata una chiamata dalla società Milan e quindi la nuova proprietà, che ha rapporti con queste altre due società, dopo un incontro sull'arena mi ha chiesto ufficialmente la disponibilità a sospendere le trattative e di avere un periodo di esclusiva per essere inserito in una rosa di candidati su cui fare delle attente valutazioni per l'area del nuovo stadio. E qua, ok, e qua arriva la parte più bella. Per me, che sono milanista da una vita intera e sono milanista da sempre, era come se avessi già organizzato un viaggio a Parigi e poi mi avessero proposto, nel giro di poche ore, di fare un giro per il mondo. Ovviamente non potevo dire di no. Nei primi mesi del 2023 mi hanno comunicato ufficialmente l'intenzione di investire nel progetto, però non escludendo, vabbè, già bla 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 bla. Lo stadio eventualmente necessita di accessi e uscite per fare in modo che tutti funzionino alla perfezione. Vabbè, al di là di tutte le considerazioni che già abbiamo fatto, quindi lo stadio entrerà all'interno di una ristrutturazione globale della viabilità in Lombardia, eccetera, eccetera, eccetera. Ve l'ho già raccontato l'altro giorno, però è molto importante, molto interessante questa cosa. Sapete quando parliamo, no? Ci capita spesso, parliamo di sliding doors della vita, di quelle cose che ti passano, no? Tutti noi, no? Tutti noi, il treno, il famoso treno passa per tutti una volta nella vita. Come diceva un grande filosofo, bisogna solo accorgersi che l'occasione arriva ed è quello che non è scontato nella vita. E anche qua lui dice esattamente la stessa cosa, cioè io avevo già fatto tutto, l'area praticamente l'avevo già venduta, eravamo già alle firme, quando nel giro di pochi giorni mi arriva una chiamata dagli Stati Uniti e mi dicono di rimanere bloccati. E pensate non soltanto il timing di questa sliding doors, cioè quindi non soltanto il Milan arriva a fare l'offerta o a manifestare l'interesse quando questi erano alla firma, quindi prendendo per i capelli l'offerta, facendo l'offerta per i capelli nelle ultime ore, ma addirittura trova dall'altra parte appunto Cassinari, che è un milanista, super milanista da una vita, e appena riceve la chiamata del Milan dice: no, fermi, cioè mi ha chiamato il Milan, fermi tutti, mettetevi tutti tranquilli che prima voglio parlare con Cardinale Redbird. È così ragazzi, è così nella vita, come si dice sempre, ci vuole culo, perché se non ce l'hai te lo fanno. Questa è la cheat di mio papà dice sempre questa cosa. Ma rimanendo in tema strutture,
Quindi, parlando sempre di strutture dello stadio, andiamo nello specifico di cosa dice questa mattina la Gazzetta dello Sport, perché svela ulteriori dettagli sul nuovo stadio del Milan a San Donato. Il futuro del Milan gira tutto attorno allo stadio, bla 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 bla. Lo stadio sarà un'occasione irripetibile per la città, dice Francesco Squeri, ecco qua, il sindaco di San Donato. Bisognerà lavorare, bla 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 bla, insomma su tutto quello che dicevamo prima. Come già detto, lo stadio sarà da 70.000 spettatori e c'è una cosa interessante che volevo riportarvi, che è questa. A proposito di curve, dice lui, le tribune saranno molto più vicine e verticali possibile, perché... cosa succede? Quando si è studiata la nuova fattibilità dello stadio, una cosa che si vuole replicare nel nuovo stadio del Milan, che è stato detto da tutti, anche dal presidente Scaroni, lo stadio più bello del mondo, o almeno d'Europa, lo stadio più bello d'Europa, si vuole preservare la verticalità l'inclinazione delle curve, per cercare di dare la stessa impressione che ha San Siro quando il Milan ci gioca dentro. Cioè, praticamente, che chi va a San Siro regolarmente sa a che cosa mi riferisco. Praticamente sembra gli avversari si intimoriscono perché tu hai tutto San Siro che è sopra di te. E lì devi avere, come abbiamo detto tante volte, delle palle veramente cubiche per giocarci dentro. Quindi più o meno l'inclinazione sarà di 38 gradi ed è sarà più o meno come quella del muro giallo di Dortmund. Più o meno, perché in realtà il muro giallo di Dortmund è ancora più in pendenza. Ci sono 5 ipotesi di rendering prese dai vecchi progetti. Vedremo quale sarà. Molto interessante la gestione dell'area in cui sorgerà lo stadio, perché oltre allo store, il museo, nuove sedi e hotel, ci sarà quasi sicuramente un'area teatro da 3-4 mila posti per accogliere concerti e spettacoli teatrali. Per Milano, San Siro e milanisti, è una grandissima opportunità. Allora, cos'è successo rispetto a quello che leggevamo in altre occasioni? Che si parlava in altre occasioni di un progetto che prevedeva lo spostamento dello stadio, del campo sportivo, scendeva e spostamento per poter organizzare all'interno dello stadio anche concerti, eccetera, eccetera. Pare che in realtà, per preservare completamente, e mi trovo completamente concorde su questa cosa, per preservare la salute del campo sportivo, non si voglia fare uno stadio con praticamente con questa parte di campo che scende e si nasconde per fare i concerti dentro. Anzi, addirittura si vuole fare una roba ancora più bella, cioè fare fuori dallo stadio, pensate che cosa stanno combinando sti americani, fuori dallo stadio un'arena, un'altra arena da 5, 6, 7 mila posti solo per gli stadi, solo per i concerti, dove tutti i più grandi artisti del mondo verranno a fare i loro concerti nell'AC Milan Arena. Ragazzi, che figata, non vedo l'ora di portare il mio bambino nel nuovo stadio. Veniamo a parlare un attimo, vi chiudo il discorso infrastrutture, vi chiudo il discorso cardinale. Cos'è successo? Stamattina la Gazzetta dello Sport fa tutto questo articolo in cui dice: Milan cambiato completamente in 500 giorni. Mercato, moda, dati, eccetera, eccetera. Questo articolo mi dà la possibilità non solo di farvi ragionare, no? Su tutto quello che si era sparlato quando Gerry Cardinale è arrivato al Milan. Poi cose che negli anni e nei mesi successivi sono state tutte spernacchiate. Cioè, vi ricordate quando si diceva: Cardinale per prendere il Milan ha chiesto il prestito di qua e di là, e lui nell'intervista ti dice balle perché non è assolutamente così. Arriva Cardinale, il Milan vende tutti, balle perché non è stato così. Arriva Cardinale, arriva Redbird e il Milan sul calciomercato non metterà un euro, 130 milioni di euro. Quindi questo articolo della Gazzetta questa mattina ci dà la possibilità, come è giusto che sia in questo momento della stagione, visto che siamo fermi col campo, di ripensare anche a tutte le palle che ci sono state propinate in tutti questi mesi, e spero che servano a qualcuno per rimangiarsi un po' di roba. Veniamo al discorso di Malik Ciao. Stamattina ha parlato Filippo Galli a Tutto Sport e dice: se non ci fosse stato purtroppo quell'incidente del derby, il Milan in questo momento sarebbe la migliore difesa in tutta la Serie A e tra le migliori difese in Europa. Sì, perché
Adesso voi direte, grazie al cavolo Lollo, però li hai presi, devi stare muto. Vero, vero, lo so, sto muto, non dico niente. Però nel calcolo, ovviamente io appassionato di dati, numeri, di analisi, non posso non considerare il fatto che tanti gol li ho presi durante il derby, durante una singola partita. Se quella fosse stata una partita da 2-0 per l'Inter, una partita normale, il Milan in questo momento avrebbe la difesa più forte del campionato e più forte dell'intera Europa in tutta la Champions League. Ragazzi, dato di fatto mi fa rosicare ancora molto per quella partita lì, però ho fatto un voto. Ho fatto un voto con mio papà, stavamo parlando di quella roba lì, ieri l'altro ieri a un certo punto abbiamo detto ok, basta, non ne vogliamo parlare più di quella roba lì. Quindi anche qua, ragazzi, rinnovo il mio voto con voi, non parlerò più di quel derby lì andato male, punto, non ne parliamo assolutamente più. Tomori continua a crescere, dice Filippo Galli. In campo ha raggiunto quella consapevolezza che lo ha reso un giocatore fondamentale per il Milan e per il suo allenatore. Questa fiducia lo ha aiutato e lo aiuta a migliorarsi gara dopo gara, ma la sua forza è che è riuscito nelle difficoltà soprattutto ad aiutarsi da solo, merito solo ed esclusivamente della sua personalità. Ora là dietro è diventato un vero e proprio leader. La frase, ragazzi, la frase fondamentale di questa roba è riuscito nelle difficoltà ad aiutarsi da solo e tutto è solo ed esclusivamente merito della sua personalità. Dato fondamentale, ragazzi, dato fondamentale, e ci fa ripensare, senza parlare di Charles, senza parlare di altri giocatori, dove arrivati al Milan hanno incontrato inevitabili difficoltà, sono sprofondati sotto il peso della maglia. Ficcaio Tomori, invece, in questo caso Filippo Galli, ti dice che proprio nelle difficoltà ha trovato la motivazione per riuscire a riemergere. Tanto di cappello a Ficcaio Tomori. Poi, dove deve ancora migliorare, dice, a volte ha questa sua irruenza nell'andare ad attaccare in avanti, anche se da un lato è un pregio, dall'altra deve imparare a saperlo gestire. Ma questo lo sa anche lui, all'Olimpico contro la Roma è stato espulso e sicuramente poteva gestire meglio questa sua aggressività. Vero, però io ricordo sempre a tutti che il primo giallo che prende Ficcaio Tomori con la Roma non lo prendi mai nella vita, ma anche il secondo, Poi va bene, doveva gestirsi, va bene. Però molto regalati, Poi gli chiedono anche di Malik e dice: Malik è un giocatore molto attento, chirurgico negli interventi, non è quasi mai falloso, cerca sempre l'anticipo. È un giocatore pulito, un giocatore giovane che ha ancora margini di miglioramento infiniti. Poi mi piace tanto la sua serenità nell'affrontare la partita. Sempre che Malik Ciao resti al Milan e non venga venduto al Real Madrid per 20 milioni, perché anch'io stamattina mi sono svegliato, volevo comprare la Tesla Model X, sono andato a fare l'offerta con 1000 euro e mi hanno detto che in realtà ce ne vogliono 100.000. È come una famosa cheat, Lollo voleva la Tesla Model X, ma c'è un problema, e questo chi segue la pagina dei milanisti sa a che cosa mi riferisco. Krunic torna ed è rinnovo. Come riportato bla bla bla, Krunic ritorna dopo l'infortunio e si dividerà la titolarità. Scusate, non mi veniva. Si riprende la titolarità e si gioca la titolarità con altri giocatori, come Adli, vabbè, eccetera eccetera. Il Milan sarebbe vicino ad un rinnovo con scadenza 2025, quindi 2 anni di contratto, con un nuovo ingaggio che dovrebbe portarlo a 2.5 milioni di euro netti a stagione. È inutile, non vi entro ancora nel discorso Rade Krunic, perché sapete benissimo come la penso, che è uno dei giocatori più sottovalutati dell'intero panorama del calcio italiano. Rade Krunic, ragazzi, è un buon giocatore. Poi, perché io ricordo a tutti la partita che ha fatto con Napoli, le 2 partite con Napoli, le partite di campionato, abbiamo vinto lo scudetto, perché lo mette in campo, blinda tutto. Ragazzi, ci vorrebbe un po' più di rispetto per Rade. Poi capisco che non sia un giocatore che dà la giocata di qualità. La giocata di qualità ce l'ha molto più Adli, la giocata di qualità, ma Rade ha le sue caratteristiche. Ovviamente sarebbe
soluzione perfetta sarebbe un'unione, una fusione come su Dragon Ball, una fusione tra i due. Ovviamente, vabbè, ovviamente, se esistesse una fusione tra i due, probabilmente costerebbe 150 milioni di euro. Va bene, raga, oh, vi saluto, mi ha fatto molto piacere tenervi compagnia in questo video. Anche oggi ci siamo sparati 20 minuti di video, oramai, che ve lo dico a fa, oramai. E niente, raga, basta, come sempre a fondo video. Vi ricordo che c'è il video sul secondo canale da andare a vedere, per chi non l'avesse ancora visto. Sta andando benissimo, ragazzi, quindi grazie, grazie veramente a tutti. E non era scontato questo vostro appoggio, e quindi vi ringrazio tutti i giorni per questa cosa, perché mi sento in dovere di dirvelo. Cioè, non è che se uno mi segue qua mi deve seguire anche di là, ma visto che lo state facendo in tantissimi, mi sento io in dovere di ringraziarvi. Tutto qua, grazie per i commenti, grazie per i like, grazie per le iscrizioni al secondo canale. Ragazzi, vi saluto, vi ringrazio, come sempre è stato un piacere. Forza Milan, ma soprattutto vada via il Q-Inter. Ciao.